Pace e bene a tutti, bentrovati. Bene, continua il nostro cammino accompagnati dall'inno alla carità che ci sta aiutando a scoprire un po' meglio l'amore. L'amore con il quale Dio ci ama, infatti stiamo parlando dell'agape, l'amore che vediamo fattosi carne in Gesù, che ha vissuto in pienezza, l'amore che Dio effonde in noi, nei nostri cuori, per mezzo dello Spirito Santo, quell'amore che siamo chiamati ad accogliere e a imparare giorno dopo giorno, lottando anche su noi stessi. Oggi San Paolo ci ricorda, tra le varie caratteristiche, che la carità non è invidiosa. Allora, nell'amore di Dio, in Dio non c'è completamente invidia. Perché? Perché l'amore è dono di sé per il bene dell'altro, si consegna perché l'altro sia ed è felice della gioia dell'altro. Questo è l'amore. Ma noi conosciamo anche bene, purtroppo, la realtà dell'invidia. Quindi ora facciamo un piccolo viaggio, diciamo così, nei nostri inferi, cercando di conoscere un po' meglio questo sentimento negativo tremendo, per poi risalire e vedere come uscirne. Allora, la parola che San Paolo usa, dicendo che la carità non è invidiosa, è un verbo greco, che è il verbo zelo, che di per sé richiama lo zelo. Quindi un entusiasmo, un accendersi per qualcosa, di per sé non è un verbo negativo. Perché questo verbo? Cosa ci può dire? Una cosa importante, che davanti al bene che vediamo negli altri, a delle cose che ci piacciono, noi non restiamo indifferenti. Quelle cose ci possono accendere. Allora, o in modo positivo, ad esempio, vedo una persona che ha una qualità bella, o leggo la vita di un santo, quella cosa non mi lascia indifferente, mi accende di desiderio di fare del mio meglio, di prenderne spunto per migliorare la mia vita. Ma può anche accendermi in negativo, diventando invidia, cioè io vedo il bene dell'altro e mi sento male, provo fastidio. Perché? Perché ho quel bene, a me sembra di non averlo e quindi di essere da meno, o perché quel bene che la persona ha mi fa provare invidia perché vorrei essere io al suo posto, e pian piano inizia quel tumulto che almeno una volta nella vita abbiamo vissuto tutti. Perché quando parliamo di invidia, noi stiamo parlando anche di qualcosa che si affaccia puntualmente nella nostra vita. Ecco, noi diciamo sono invidioso, non sono invidioso, sono geloso, non sono geloso. No, io sono in cammino e in certi momenti la tentazione passa. Ok? Allora proviamo a capire un po' come funziona l'invidia, perché la avvertiamo nella nostra vita, da dove parte? Allora, a livello umano è un tentativo abbastanza limitato di cercare di colmare l'autostima, segna una mancanza. Dato che io mi sento da meno, provo invidia per quella persona. Tante volte è frutto anche di come siamo magari cresciuti, a volte di quello che ci è stato inculcato, anche non colpevolmente, no? Pensate ad esempio, un bambino abituato a vivere un clima troppo competitivo. Stamattina facevo un esempio semplice, no? Un bambino torna a casa e la mamma gli chiede: quanto hai preso oggi a scuola? 8. E il figlio di quanto ha preso? 9. Te l'ho detto io che devi essere sempre il primo, perché non devi essere mai secondo a nessuno. Oppure il figlio di c'ha le scarpe di marca. Che fa mio figlio, non deve avere scarpe di marca pure? Allora inizia già da qui, no? Cioè non devi mai essere secondo a nessuno. E non ce ne rendiamo conto, ma questa competizione esasperata, tenete conto che è una tappa a volte tipica dell'adolescenza, quello di mettersi in competizione con gli altri, però rischiamo di portarcela anche da adulti e rimanere, come dicono gli psicologi, degli adolescenti, cioè degli adolescenti non sbocciati ancora, no? A livello spirituale, spesso l'invidia si poggia invece sull'orgoglio. Ricordate le fiabe? Ve le ricordate? Io nel secolo scorso ormai, no? Quando eravamo piccoli, la favola di Biancaneve, famosa, no? Cosa dice la strega?
allo specchio: specchio, servo delle mie brame, dimmi, chi è la più bella del reame? L'altra. Ok? Vedete, fa leva sull'orgoglio, non devo essere secondo a nessuno. Allora, l'invidia è un po' questa dinamica tumultuosa che tutti qualche volta abbiamo sperimentato nella nostra vita, che di per sé fa già stare male in questa vita qui. Tant'è che Dante gli invidiosi nella Divina Commedia non li ha messi nell'inferno, ma li ha immaginati nel purgatorio, perché dice: sti poracci almeno si fossero divertiti qua, ma neanche, perché sono stati male pure su sta terra. Allora li ha messi nel purgatorio, che si sorreggono l'uno con l'altro e con gli occhi cuciti, perché l'invidia è quel sentirmi male al vedere il bene dell'altro. Il verbo in latino rimanda proprio questo, un vedere contro. Allora proviamo a scendere ancora di più un attimo agli inferi, poi risaliamo, ok? Quali sono i danni che causa l'invidia nella nostra vita? Pensate, avete mai provato invidia almeno una volta nella vostra vita? Mazza, nessuno mi risponde, tutti santi. Ah, ok. Beh, allora, fate memoria. Come vi sentivate in quel momento? Allora, innanzitutto la scrittura dice che l'invidia è la carie delle ossa, perché dentro ti logora. Guarda quella che gli è andata bene questa cosa. Ci dovevo essere io, lì tutte bene a lui vanno. È una carie. E guardate che può toccare tutti e tutti gli ambiti, eh? Possiamo essere invidiosi che quella ha cambiato la cucina, che quella ha cambiato la macchina, possiamo essere invidiosi della moglie, del marito, dell'altro, dell'altra, possiamo essere invidiosi in comunità, che una ha avuto un incarico ed è responsabile, che l'altra è stata chiamata dal parroco a fare un servizio. Può prendere noi sacerdoti, che una ha avuto un incarico in curia, che una ha la parrocchia più grande, a tutti acchiappa, tranquilli. Allora, intanto ti logora nel cuore, no? Ti lavora dentro, ma non solo, si fermasse qui. Perché generalmente quando tu senti invidia per qualcuno, oltre a pensare male contro quella persona, che fai? Quando vuoi cerchi in qualche modo di abbassarla. Allora, noi siamo maestri, diceva San Francesco di Sales, di tiro con l'arco. Sapete come? Iniziamo in genere con i complimenti. E inizi a tirare la freccia verso di te. Quanto è brava quella persona? Eh sì, se l'è meritato proprio, però, e parte la freccia. Il però è la freccia che è stata scoccata, no? A volte non usiamo neanche questa delicatezza, no? Una donna una volta va dal pescivendolo e trova due secchi. Questo vendeva granchi. Un secchio era chiuso e uno era aperto, ma il numero di granchi era lo stesso. Allora la signora chiede: ma perché questo è chiuso e quello è aperto? E quello gli fa: perché questi al chiuso sono granchi giapponesi, questi qua sono granchi nazionali. E quindi i granchi giapponesi, quando uno prova ad uscire, fanno catena e lo aiutano a scappare, quindi li devo tenere chiusi. I granchi nazionali invece, come uno prova ad uscire, lo tirano giù. Noi ovviamente siamo giapponesi, vero? Allora, il problema serio è che a volte l'invidia ti porta a fare delle cose anche molto gravi verso la persona con la quale ce l'hai, e non è solo la maldicenza. La scrittura, avete sentito il Vangelo di oggi? Gesù ha racchiuso in una parabola la storia della salvezza, ma anche quello che accadrà a lui. Il Vangelo di Marco ci dice che Pilato sapeva che è stato consegnato per invidia. La morte, dice il libro della Sapienza, è entrata nel mondo per invidia del diavolo. Caino uccide Abele per invidia del fratello. Giuseppe viene venduto per invidia dei fratelli. Capite, l'invidia può portare alle peggio cose nella nostra vita. E anche ci può portare a preferire di soffrire noi pur di veder soffrire di più la persona verso la quale abbiamo invidia. Guardate che è micidiale. Una piccola storiella racconta di una strega, che tipo favola, che va da un uomo invidioso e gli dice: chiedimi quello che vuoi, però ricorda, all'altro darò il doppio. Quest'uomo ci pensa e dice:
o la mia richiesta, cavami un occhio. Guardate che micidiale a cosa possiamo arrivare per invidia, eh? Allora, ora siamo scesi agli inferi, ora si risale. Capite bene perché l'amore non cova invidia, perché l'amore che è in Dio, l'amore che siamo chiamati a vivere è dono di sé per il bene dell'altro, e l'amore ti porta a vivere un dinamismo così bello che tu senti il bene dell'altro come se fosse il tuo e ti dai perché l'altro sia. Allora capite che davanti a questo di cosa abbiamo bisogno perché quest'amore regni in noi, e concludo, e per essere allora liberati, per essere vittoriosi nella nostra battaglia. La prima cosa chiaramente è essere uomini e donne che pregano. Pregare vuol dire avere un cuore aperto a quest'amore e mettere in preghiera anche le persone verso le quali abbiamo difficoltà o anche qualche punta di invidia. Ti aiuta a sciogliere man mano questa durezza. Ma non solo. Oltre la preghiera, o meglio nella preghiera, un'attitudine importante da coltivare, sapete qual è? La gratitudine. La nostra vita è disseminata di grazie, di cose belle, e noi siamo specialisti nel vedere sempre quello che secondo noi non va o manca. Chiedetevi, nelle vostre parole di ogni giorno, quante parole e quante preghiere sono di gratitudine per le cose belle che avete vissuto e quante sono lamento per le cose brutte o domande per ciò che manca? Chiediamocelo un attimo. La gratitudine, iniziare a pregare dicendo grazie. Terzo suggerimento, San Giovanni Crisostomo diceva così: vorreste vedere Dio glorificato da voi? Ebbene, rallegratevi del progresso del vostro fratello, della vostra sorella, e Dio sarà glorificato da voi. Apritevi a quella persona, andatele incontro, così che nel cuore passi quella nuvola brutta e ci sia il sereno. E infine, e concludo, un suggerimento che è un'attitudine da coltivare nella vita, sapete qual è? L'invidioso passa il tempo confrontandosi con gli altri. Se vogliamo uscirne vittoriosi, smettiamola di confrontarci. Sapete perché? Perché ognuno di voi è unico e irripetibile. Guardate la mano. Immaginate il pollice che inizia a invidiare il mignolo. Il pollice potrebbe dire: ma il mignolo è più sottile, è più magro, è più bellino. Il mignolo potrebbe dire: ma il pollice è più grosso, è più robusto. Eppure tutti e due servono. Se no non riusciremo ad afferrare bene le cose. Cioè, la vostra unicità vi ricorda che Dio vi ha creati unici con una missione speciale su ciascuno. Ciò che conta non è passare il tempo a guardare gli altri. Einstein diceva così: ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà la vita a credersi uno stupido. Tu sei equipaggiato con tutti i doni di cui hai bisogno per compiere la tua missione e farti santo. Allora, anziché perdere tempo a invidiare gli altri, rivolgi il tuo sguardo al Signore, chiedigli la grazia di comprendere per cosa sei nato e donati fino in fondo.